Le interviste di Maratea Web Radio. Con noi Monsignor Francesco Nolè, Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro. Eccellenza, questa sera si conclude con questo coro straordinario una giornata davvero storica, forse per la nostra diocesi e forse anche per questa nostra regione. Una fiaccolata più grande del mondo con Papa Francesco, da lei voluta. Sì, veramente è stata una giornata intensa e abbiamo avuto la fortuna e il dono di avere il custode di Assisi e il coro di Assisi che hanno portato una ventata di francescanesimo, cioè di uno stile di vita degno di essere vissuto in sintonia con ciò che voleva significare la giornata, ma soprattutto è stata una giornata di intensa fede vissuta dal popolo di Lagonegro in sintonia con tutti i villaggi e i paesi della Basilicata che sono stati opportunamente allertati per questo momento di preghiera comune per il Papa e con il Papa. Il Papa ci ha inviato un messaggio straordinario e noi vogliamo coglierlo e cercare di migliorare la nostra vita, perché lo scopo è quello dei nostri ragazzi, anche per dare una speranza ai giovani in cerca di lavoro. Eccellenza, abbiamo visto anche delle immagini bellissime in questa serata, immagini che parlano di una terra ricca, di una terra baciata davvero da Dio per tante cose belle, ma dove manca purtroppo il lavoro. Ecco, questa è una sofferenza, la seconda parte che lei ha detto, perché forse è una delle regioni più ricche di doni naturali, se pensiamo all'acqua, pensiamo alla natura, ai boschi, a tutto ciò che il Signore ci ha donato perché possiamo vivere bene e noi spesso lo sciupiamo. Io facevo un appello a tutte le autorità, a tutte le istituzioni, perché solo insieme possiamo trovare una risposta a quello che è il bisogno di tutti, cioè vivere una vita serena, degna, ma soprattutto che tutti possono avere e vedere soddisfatti i loro desideri, che è quello di un lavoro che per noi c'è. Purtroppo forse le risorse non vengono ancora distribuite bene e speriamo che questi momenti servano anche a far riflettere su ciò che può essere una distribuzione più equa, più rispettosa di quello che il Signore ci ha dato. Grazie eccellenza, buonasera. Grazie a lei, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie tanto. Le interviste di Maratea Web Radio. E adesso con il custode del Sacro Convento ad Assisi, intanto questa sera davvero hanno portato qui nella nostra regione, ecco, come diceva Sua Eccellenza Monsignor Nolè, un momento di francescanesimo che avevamo tanto bisogno. È la prima volta che venite qui in Basilicata? La prima volta, sì, che vengo qua e sono stato contento di essere stato invitato, di essere venuto. E impressionato, come un pochino anche mi aspettavo, impressionato dalla bellezza della terra, ma soprattutto dalla gente, una gente accogliente, ospitale, radicata nei valori profondi del cristianesimo, nella devozione, quella vera. È vero, dice bene, e noi, come diceva ancora una volta Sua Eccellenza, abbiamo, ecco, una devozione forte per la Madonna, ma anche per San Francesco. Sì, ho notato che c'è questa, questa devozione a Francesco, che mi sembra sia soprattutto per il gusto che lascia, in fin dei conti, l'incontro con Francesco, in chi ha questa fortuna, ecco, di poterlo avvicinare, di potersi lasciare anche accostare da lui, perché scopre nella via semplice di Francesco, nella sua povertà, nella sua letizia, nella sua apertura al mondo, nella fraternità che poi ha vissuto, scopre, ecco, la bellezza del vivere, la bellezza di uno stile che ti riempie la vita. Grazie e benvenuto. Grazie tante, grazie per l'accoglienza. Grazie a lei. Le interviste di Maratea Web Radio. E concludiamo queste interviste con il maestro di questo coro fantastico che questa sera non solo ha arricchito questa chiesa, ma soprattutto i nostri cuori, di musica e di preghiera. Sì, per me sono molto contento di essere qui, prima perché sono lucano e secondo perché portiamo questo messaggio di Francesco attraverso la musica. Maestro, questo coro di quante persone si compone?
quando siamo tutti al completo siamo con 30 persone, sono quasi tutti diplomati, appena escono dal conservatorio questi giovani vengono proprio per imparare la musica corale, la musica sacra. Quindi proprio lì ad Assisi c'è una scuola che voi preparate per, appunto, per questo coro? Esatto, questo coro ha le sue radici che si perdono nel tempo, e fin dal 1230 con Fra Giuliano da Spira, e da allora che la Basilica ha sempre dei cantori che prepara per il servizio liturgico, per il lavoro dell'archivio e per portare nel mondo il messaggio di Francesco attraverso la musica. Dunque questa sera siamo davvero contentissimi, perché tra l'altro ha detto che lei ha origini lucane, e di dove? Io sono di Vietri di Potenza, dove c'è tutto il resto della mia famiglia, e sono orgoglioso di tornare in questa terra. Grazie tante, benvenuto e buon lavoro. Grazie a tutti voi. Grazie.